finalmente si entra un po' nel vivo della storia, in quanto si parte con i video di 2000 passi e quindi tutta la parte tecnica che abbiamo visto con l'arrivo dell'attrezzatura, che è relativa al 2020, era un preludio di quello che avrei voluto fare con tutta questa serie di video che poi andrà a svilupparsi nel tempo. E quindi il vivo è proprio, diciamo, la storia della realizzazione del film e tutto il periodo dall'inizio alla fine. E quindi siamo partiti, diciamo, dal momento recente, dal periodo recente, in questi 2 anni, e invece adesso stiamo vedendo appunto il periodo di partenza, dove appunto è iniziato tutto, no? E quindi si entra già proprio nel vivo della storia del film. Qui in questo video di oggi vedrete le prove. Le prove, le prime prove e le prime prove di alcuni vari attori che poi per vari motivi non hanno più potuto partecipare al film. Alcuni sono nostri amici e di conseguenza li abbiamo tenuti nei video perché appunto ci vediamo tutti i giorni e quindi non c'è nessun problema. Perché comunque poi è passato tempo, c'è chi ha preso altri impegni, c'è chi ha fatto altre situazioni e quindi non ha più potuto partecipare. Gli attori sono cambiati. Però da qui si è partito, quindi merito anche a chi ha fatto qualche prova. Ho tagliato buona parte delle cose che spoileravano troppo la storia, tanto comunque ancora siamo in pochi nel canale e quindi è anche un po' un contenuto esclusivo e c'è, diciamo, un po' il succo dei momenti, ma vi faccio vedere che è meglio. O forse ha fatto incazzare Dio per qualche motivo. E quei cartoni che muoiono sono le dita. Infatti è un bravo. Ha smesso di scrivere giusto giusto in questo momento. Poi non so. Stiamo chiudendo tutto intanto, io devo prendere un colpo. Prendi un foglio e il pennarello e scrivi i casting riprenderanno alle 14:30. Naturata e naturiata. Il coso? Lo scotch. In italiano come cazzo si La votata è una filiata, come lo può mettere in italiano? Ma, se Saro, fatti fare una foto, La metto su Instagram. È nettissimo. Se no facciamo una storia, diciamo che. Perfetto. Oh! Oh! Non mi sentono. Raggiungiamoli, muoviamoci, forza. Speriamo che ci sia mio fratello. Mister mio fratello. Nessuno c'è qua. Ah boh, vedi tu, chiamici. Che puttassi mangiare, Saro? Ma se è un video che devi mettere, io sto parlando di... No, male delle persone. E so qua e ti... Puttassi mangiare, niente, volevo fare... Ti volevo far vedere Nino e volevo fare un dialoghetto con... Ma voi avete iniziato già a fare qualcosa? No, ora solo, stiamo... Ah sì, ti hanno fatto, come tu sei il video di altro? Vuoi seguire? Mi ricordi di Nino? Ah, poi ricordi di andare a sì, la pigliamento, sì. Pochi copi, la pigliamento, sto scegliendo, la pigliamento, puoi seguire. Vai, vai. Ciao! Vabbè, un po', ma questo. Ma se è successo ci sarà un motivo. Vabbè, non mi andate di morire per una cosa che non avevo voluto dire. Occasione. Non pensavo che alcuni sarebbero morti. Vabbè, voi erano i vari. Partiamo da quando ti troviamo. Quando... No. Scena... 24. Tutti e adesso hai paura. Perché? E poi perché? No, e poi è stato tagliato. Non lo so. Ho desiderato troppo di tornare a casa. Se stai vivendo un miracolo, vuol dire che te lo meritavi. Tutti ce lo meritavamo. Per non qualche so, motivo. Io non so cosa risponderti, Sara. E cosa ancora più importante... E cosa ancora più importante, noi dobbiamo stare bene. Giusto, sono d'accordo. Anzi, meno scommetto che lui in questo momento è più vicino a noi e si sta. Quando ero piccola, l'adoro. Dai, non ti capisco. Ah, guarda che non ti capisco. Vieni, sì. Vieni. Come cazzo si fa? Sta a terra! Ah, ma che cazzo è? Dove cazzo è? Dove cazzo è?
cazzo è? Sì. Sì, ma proteggere, fagli vicino, devi proteggere. Sì. Non c'è più carico oggi, la devi proteggere. Ma che se non so ci batto i ragazzi qua, memo. Stai bene? Fatti toccare. È vero che ha fatto toccare i cosci. Saro! Ce ne compri pa! Non capisco come. Non capisco! Non capisco un cazzo! Questo qui è. Ah, vaffanculo! Ah. Che sta succedendo? Cessate il fuoco! Cessate, cessate! Texas, muoi ce le colonne la faiette! Yes, sure! Will. Siete pronti? Siete pronti? Vabbè, tu rispondi in italiano. Ok. Da voi della resistenza. Speravamo in un vostro aiuto. Quel cazzo c'è scritto? Speravamo in un vostro aiuto per farmi arrivare a Parigi. Questo troppo francese, devo dire la verità. Sì, signore, lo giuro. Chiama loro, no armi. Ma dai! Ehi, mani in alto! Mani in alto! Arriviamo, arriviamo! Si fa bene. No, no, no. Usate questi punti, Joe! Ma che non volete fare? Ammazzate! Non si incazzare. Usate questi punti a spalancare l'occhio. Usate questi punti, Joe! Ma non volete fare? Ammazzare! Tu fai tipo, usate questi punti! Usate questi punti, Joe! Ma che non volete fare? Ammazzare! Nicola, che devi fare il favore? Stai tranquillo. Ma dove è normale che ci apri i bottigli? Ma dove è normale che ci apri i bottigli? Tutto questo per farti capire che da adesso in poi tu non fai più parte del nostro battaglio. Ma così. Vuoi fare la strada con noi? Fai pure. Lui rimane solo come un babbo perché è stato sgambato. Ah, noi quindi ce ne andiamo pure. No, voi state qua dietro, è tipo uno schema. No, voi siete dietro e l'avete lasciato. Lui gli gira le spalle e gli parla tipo così, no? Tipo adesso così, ti arrendi. Ti vai tutte le poste perché sono... Alla tua sinistra. Amiglia, lascia in terra. Andiamo, forza, facciamo un'altra scena, va bene. Bussa la bacchetta a capo di casa. Quindi, ognuno ci si sdraia, come vi ho detto. Mettendo una musica, quando andiamo a leggere qualcosa, non ci ascoltiamo, facciamo dei movimenti e noi non li controlliamo, azzerandoci. Quindi, la relazione del corpo fra la gamba destra e la gamba sinistra, come appoggio i piedi, come sto, che abbiamo purtroppo, che è inevitabile nella società in cui viviamo. Quindi possiamo, sapete, esigenze tipo come cantarli, cominciamo a lavorare anche su quelle esigenze. Poi comincia a salire verso le cavie, cominciamo a respirare, prendere un respiro. Ando un punto. E manteniamo. Pensiamo sempre a questa posizione. La testa, la nuca, le mani sono più distanti. Vai. No, ancora sei agghiazzata. Però dobbiamo parlare, devo dire, niente, non devo manco girare. Devo stare. No, ma perché? Piano piano. No! Devo essere già qua per andare. Che tu iniziaste a imitare la voce del venditore, prendendolo in giro. Il venditore ha iniziato a innervosirsi, perché la mamma, invece di dare retta al suo parlare, iniziò a ridere per come di... Non è più smesso di farci ridere. Ah, non me la ricordo completamente. Eri piccolo. Ok. Farlo di nuovo? Di nuovo a casa. Che ne so, figlioli, ora prendo queste borse qua e inchiamo sopra, va bene? E Nicola fa,
No, dai, per favore, non chiamare sopra, non è dove sei, per favore. Devo salire sopra per portare queste boss. E lui non è che mi rompe sempre il cazzo e tu ci fa a lui. Oh Nicola, io ti voglio bene, però basta, non ti sto cazzo. Fallo salire sopra, non ti preoccupare, non succede niente. Sei incazzato, ma nello stesso tempo mantieni l'autorità del gruppo e lo stai tranquillizzando a lui. Sì, infastidito, quando dice, oh, quanto posso sentire più, basta. Però, capito, tu ci vuoi bene, tu sei buono nell'anno, però ci dice, oh, e basta, minchia, non ti posso sentire più. Vi farò vedere anche più avanti la differenza tra le prove e il film, quando poi il film sarà uscito, tutto quanto, per far vedere proprio la differenza sia di degli attori e sia anche della situazione. Cioè proprio voglio fare un parallelismo. Però questo per adesso è proprio l'inizio delle prove. Non so se ci saranno altri video sulle prove, perché non ricordo cosa ho in cartella. Però questo era più o meno come si svolgevano le prove, il training e tutto quanto, che poi sono anche cose che facciamo nei nostri corsi, che se andate sul sito 23esimastata.com ancora non ci sono i corsi, però presto probabilmente faremo qualcosa. Comunque li facciamo su richiesta, in base a, ad esempio, un comune, una scuola, dei privati ci chiamano per fare dei corsi, facciamo anche i corsi. Proprio tutto, dalla preparazione iniziale fino al portare in scena proprio un testo. Per quanto riguarda, però, stiamo parlando degli attori, gli altri corsi magari ne parleremo in altri video. E questo era il video di oggi, spero vi sia piaciuto. Per qualsiasi dubbi, consigli, domande eccetera eccetera, potete scriverci un commento o contattarci sui social, perché tanto ci siamo dappertutto, però soprattutto sul sito nostro internet, perché lì sicuramente trovate molto di più, proprio trovate tutto ed è sempre in aggiornamento. Un saluto a tutti, commentate, mettete un mi piace, ci vediamo al prossimo video.